Accadimera la commemorazione di Antonio Montinaro. Ieri pomeriggio in Piazza del Sole il progetto Conservare la memoria per costruire il futuro, per ricordare la figura del caposcorta del giudice Falcone. Ieri pomeriggio nella cittadina Tregricia Salentina, proprio a Calimera, paese natale di Antonio, caposcorta del giudice Falcone, rimasto vittima insieme al magistrato, alla moglie ed altri colleghi della Polizia di Stato impegnati nel dispositivo tutorio della strage di Capaci del 23 maggio 1993, si è tenuta la presentazione del progetto commemorativo denominato Conservare la memoria per costruire il futuro. Il progetto voluto da Matilde, sorella di Antonio e presidente dell'associazione Nomeni, è stato finanziato dalla Regione Puglia e ha avuto come obiettivo quello di mantenere viva la memoria di tutte le oltre 100 vittime innocenti della mafia in Puglia, raccontando il loro vissuto, ogni loro sfaccettatura, i loro sogni, i loro progetti, le loro famiglie, il loro amore e la loro umanità, scevra da qualsiasi egoismo ma impegnata dalla responsabilità del ruolo che fino in fondo, a costo della loro stessa vita, hanno consapevolmente svolto. La cerimonia di ieri pomeriggio è stata anticipata dallo svelamento avvenuto lo scorso lunedì 5 settembre della teca con i resti della quarta Savona 15, macchina prevista alla scorta del magistrato Falcone, su cui viaggiava il dispositivo di protezione che, in occasione del 60° anniversario della nascita di Antonio Montinaro, ricorrente proprio ieri 8 settembre 2022, rimarrà esposta nella Piazza del Sole, proprio a Calimera, fino a domani 10 settembre 2022. Alla manifestazione hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali, le massime autorità civili e militari operanti in tutto il territorio pugliese, tra cui il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. No, significa solo che certi tipi di tumore non si può pretendere che guariscano, bisogna contenerli, ma per farlo serve un'azione continua. È importante fare indagini fatte bene, è importante che la magistratura e le forze dell'ordine mantengano anche la velocità di esecuzione, perché alle volte le indagini, anche a causa della loro complessità, sono lunghe, poi ci sono lunghi periodi di esame da parte dei magistrati e il tempo non è una variabile indipendente, bisogna colpire e colpire ripetutamente. Poi naturalmente c'è gente che il solo fatto di vedere le divise, di vedere le toghe o di vedere ricordare Antonio, che oggi avrebbe qualche anno in meno della mia età, solo ricordare che quel giorno, quel sabato, la strage di Capaci, noi fummo informati che alla notizia dell'attentato di Capaci festeggiarono in tutte le carceri pugliesi, questo non dimenticatelo. È una squadra avversaria, è un avversario, perché ogni volta che a noi va bene una cosa, a loro questa cosa crea irritazione. Oggi ovviamente ricordare questa giornata è evidentemente un modo anche per ricordare tutte le sconfitte che hanno subito. Adesso ovviamente c'è un problema più grave. Il Parlamento avrebbe dovuto approvare una nuova norma sull'ergastolo ostativo, perché la Corte Costituzionale gli ha dato un termine di 6 mesi, se non mi ricordo male, per provvedere, e siccome sono invece intenti a fare una campagna elettorale che avrebbero dovuto e potuto evitare, c'è il rischio che la Corte Costituzionale sia costretta a deliberare rilevando il contrasto che almeno che l'attuale legislazione italiana ha rispetto ad una pena che non ha funzione rieducativa e che bisogna evidentemente correggere con riferimento ai requisiti di pericolosità che i capi mafia naturalmente hanno, perché se un capo mafia non si pente è un capo mafia attivo, come un vulcano attivo, quindi significa che è pronto a dare indirizzi, autorizzazioni, consigli, e quindi evidentemente è pericolosissimo e va tenuto non solo all'ergastolo ma nel dovuto isolamento per evitare che possa avere contatti con l'esterno. Quale deve essere l'invito di oggi ai cittadini di Calimera? I cittadini di Calimera io non ho inviti da rivolgere, loro sanno bene di che cosa stiamo parlando, perché grazie alla tragedia che hanno vissuto anche sulla loro pelle, di anno in anno noi ci rivediamo qui, ricordiamo sempre questi eventi, loro fanno il loro dovere fino in fondo, quindi ringrazio anche i sindaci che nel tempo si sono susseguiti e tutta la cittadinanza. Io credo che la lotta alla mafia sia soprattutto un fatto di memoria. Quando si hanno di fronte avversari che non sono criminali isolati, ma sono fenomeni criminali,
Bisogna ricordare, perché la gente se ricorda, se sa di, con che cosa ha a che fare, se sa dare i nomi alle persone, alle cose, ai fatti, naturalmente si schiera dalla parte del bene, non c'è bisogno di particolari pistolotti, non c'è bisogno che io chieda nulla di particolare, però è evidente che nella vita quotidiana, nella fatica quotidiana, c'è il rischio che qualcuno dimentichi, in particolare che le nuove generazioni addirittura non conoscano, più che dimenticare, e questo ovviamente va assolutamente impedito. Quindi ricordare i 60 anni di Antonio significa raccontare una storia bellissima, che è quella della lotta alla mafia da parte dei siciliani, ma non c'erano solo i siciliani, c'erano anche i pugliesi, e Antonio, assieme a Rocco Di Cillo, è stato uno di questi. Presidente, la mafia si è evoluta negli anni, però anche in Puglia tanti sono stati comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Quali possono essere le misure che volete proporre al governo, ma anche le misure a livello regionale, per vigilare e anche per impedire che poi ci possano essere ulteriori infiltrazioni? La regione Puglia è la regione italiana che spende più di tutti nella cosiddetta antimafia sociale, secondo la lezione di Don Luigi Ciotti, che è qui a Calimera e di casa. Noi spendiamo decine di milioni di euro e facciamo progetti che adesso non posso ricordare tutti, ma che mirano soprattutto appunto alle giovani generazioni, alle scuole, a ricordare questi fatti, e siamo sempre presenti. Quindi la regione è schierata, e voglio solo aggiungere che non basta lo schieramento di una regione, occorre che lo Stato abbia le idee chiare. In questa campagna elettorale, per esempio, non si parla minimamente di mafia, perché tutti evidentemente hanno timore di perdere voti, ed è una cosa che intristisce. Mi spiace che nessuno si schieri apertamente, chiedendo, adesso al di là dei partiti, un voto contro la mafia, perché con i mafiosi non si tratta mai, non si scende a patti mai, neanche durante la campagna elettorale. Tutto ciò a poter recuperare. Adesso sono, ovviamente sono cresciute, sono maturate. Purtroppo il fenomeno della corruzione è legato a questo mondo, non parlerete tanto del mondo della nostra provincia, purtroppo si vedete ogni giorno leggiamo che ci sono fenomeni di corruzione, arresti di amministratori pubblici. E devo dire che, guardate, come forse lavoriamo qui, noi abbiamo fatto davvero squadra, io sono contenta di poterlo dire, e non ci sono state riunioni per cui sono riuscite tutte queste attività, però capite bene che anche il cittadino deve cercare di collaborare e non prestarsi a determinate situazioni, anche perché, come dicevo prima, la vittima, la persona normale diventa vittima di questi. E c'è questa collaborazione ovviamente per forza con le forze dell'ordine per avere le informative per cercare di eliminare questo fenomeno. Bisogna stare molto attenti, perché voi sapete che questo processo che stanno avviando l'appetito è forte, quindi ci vuole molto, molto lavoro da parte di tutti quanti. Questi sono episodi che avete fatto caso, anche questi che sono successi in molte città italiane, hanno dei murales dei giudici fatto in corso di vita, sono stati proprio rovinati, distrutti, e quindi è un fenomeno che purtroppo c'è, e non tutti la pensiamo da questa maniera. Oggi è una giornata importante, sono contenta per Calimera, sono di nuovo a questa volta, perché sono venuta quando è stata aperta questa stella, anche questo è un momento importante, e io auspico che tutti i comuni, soprattutto in determinate zone, possano accelerare la questione di questi fortelli a chiusura, perché sono fortelli che tutelano anche la privacy di chi vuole parlare, di chi vuole chiedere aiuto, e
ci sono grandi associazioni, fondazioni ci stanno lavorando in questo senso. E un ricordo per me, lo sapete, io che sono siciliana, in più ho vissuto, ho lavorato negli anni di Palermo, per me questi momenti sono sempre momenti di grande emozione. E pensare che oggi abbiamo avuto questa grande essere qui, anche magari nel suo paese, a festeggiare, non esserci più. Accolti dagli alunni degli istituti scolastici e da numeroso pubblico. Un posto d'eccezione dell'ospite è stato riservato al figlio di Antonio Montinaro, Giovanni, che ha voluto personalmente testimoniare il loro impegno nella lotta per la legalità. La cerimonia è stata di mio padre, con la macchina che scortava il dottor Falcone, la macchina di una squadra della Polizia di Stato, è la macchina che rappresenta il paese intero, sicuramente il paese civile, quello che poi oggi si presenta in queste piazze e commemora con noi momenti di gioia come quello che può essere un compleanno specifico. Quanti anni avevi quando è successa la tragedia? Io avevo 21 mesi, io non ho memoria di mio padre, ma grazie al lavoro di mia madre, che è una donna enorme, posso dire di averlo conosciuto. Le racconti tua mamma, cosa senti di te, cosa hai ereditato dai racconti che tua mamma ha fatto? Ma praticamente tutto, io e mio fratello siamo l'eredità di mio padre, siamo il suo sangue e la sua carne e camminiamo a Palermo con orgoglio a testa alta, e questo già è un messaggio forte a un meridione che ogni tanto dimentica i suoi grandi eroi, ogni tanto, non sempre e sempre meno, fortunatamente. L'onorevole Piera Aiello, qui in queste ore, ha dichiarato che si parla poco in campagna attuale di mafia perché la mafia non fa audience e non porta voti, per cui la giovane che ne pensa. Sembra assurdo, considerando che la mafia non porta voti, l'onorevole Aiello tecnicamente il suo ruolo per la lotta che fa la mafia, il sbaglio, giusto? Penso di averle risposto. La cerimonia è stata anche arricchita dalla presenza del vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie, il prefetto dottoressa Maria Luisa Pellizzari, che prima dell'inizio dell'evento ha voluto incontrare personalmente i familiari di Antonio, nonché i protagonisti dei progetti sulla legalità, al fine di manifestare la propria solidarietà ed apprezzamento per la tenacia con cui è stata mantenuta. Serata, perché questi ragazzi è un progetto per i giovani. Noi sappiamo che i giovani sono in presente, hanno fatto un progetto meraviglioso, lo vedremo insieme, è un seme che vediamo. Sono una bellissima giornata, una bellissima situazione, ma già ha fatto la storia. Questo concetto costruirà la dignità del persona, anche quella dell'inclusività. Dai formatori dell'associazione Libera contro le mafie, che si sono distinti nell'impegno sui temi della legalità, responsabilità e impegno e della convivenza civile. Nel ricordo dei 60 anni della nascita di Antonio Montinaro è stato presentato il libro Parlando di Antonio, il brano musicato dal maestro Raffaele Casarale, trasmesso il DVD fotografico curato dal Paolo Caputo con le musiche di Raffaele Casarano, ispirato ai luoghi in cui hanno vissuto le vittime di mafia pugliesi e con cui gli studenti dell'Istituto Musicale di Calimera hanno affrontato il tema della memoria. Sul tema della memoria, inoltre, ha avuto luogo l'esibizione teatrale intitolata La memoria in scena, curata dalla cooperativa Il Dato Gira, portata sul palco di Calimera dai ragazzi in regime di messa alla prova del Tribunale Minori di Lecce.